Bentornati alla Fondazione Oltre il Labirinto. È il terzo furto in 3 anni. Spariti i regali che servivano a confezionare le ceste di Natale. Per il terzo anno di fila, sempre a dicembre, sono entrati stanotte verso le 21 dei ladri e hanno portato via dei prodotti soprattutto alimentari, bevande, vino, birre. Sconforto e rabbia, è il terzo anno consecutivo che l'associazione Oltre il Labirinto subisce un furto a pochi giorni dal Natale. È successo a Vascondi Carbonera. I malviventi, immortalati dalle telecamere di videosorveglianza, sono entrati in questo centro diurno frequentato da una dozzina di ragazzi autistici e hanno portato via i regali per confezionare le ceste natalizie. Il danno è notevole. È intorno ai 1.500-2.000 euro, perché dobbiamo considerare che hanno anche forzato la porta. I ladri hanno effettuato prima un sopralluogo, poi con il buio sono tornati come gli altri anni, sono entrati da una porta sul retro della sede. Alle 5:30 si vedono delle persone riprese dalle telecamere di sicurezza che fanno il giro dello stabile e controllano. Dopodiché, verso le 9, si avvicinano. Sono saliti in questo tavolo. Sono saliti in questo tavolo, qui ci sono le impronte, sono riusciti ad alzare la telecamera, l'hanno spostata in modo che non inquadrasse la porta d'entrata e dopodiché, scassinando la porta, sono entrati. Una volta all'interno, i malviventi hanno fatto razzia di marmellate, panettoni e bottiglie di vino. Questa mattina i ragazzi che dovevano entrare in servizio hanno trovato tutto messo sottosopra. Scioccati, sono stati mandati a fare altre attività. Rimane la preoccupazione: dopo questo ulteriore episodio, l'associazione potrebbe perdere dei clienti importanti. Il prossimo anno mi daranno ancora i prodotti in lavorazione conto terzi, visto che in ogni anno ci rubano qualcosa. È un qualche cosa di triste, perché questa è un'attività non tanto di guadagno per noi, ma di occupazione per tanti ragazzi a basso funzionamento, che quindi sono dei ragazzi che bisogna tenere occupati e che in questi lavori trovano dignità. Su quest'ultimo caso indagano i carabinieri. I militari ora visioneranno le riprese anche delle telecamere vicine per cercare di identificare i responsabili di questo odioso furto. Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco. Da noi tutto quello che cerchi per la tua igiene personale e la tua casa. Vacifrutta c'è per te. Da noi all'Adriatica la freschezza del pescato direttamente a casa tua. Vacifrutta c'è per te. Organizzazione, modernità e tecnologia. Vacifrutta c'è per te. Branzini 6,99 € al chilo. Parmigiano reggiano 24 mesi DOP 1,29 € a letto. Assitec, nel settore delle energie rinnovabili, è nella classifica del Sole 24 Ore tra le aziende leader nella crescita nell'ultimo triennio. Specializzata nell'accumulo del fotovoltaico e tutti i prodotti legati alle rinnovabili, molto attenta alle norme e al rispetto ambientale. Visita il sito www.assi.tech. Vuoi la tua casa calda e asciutta giorno e notte? La soluzione è Stefan Keramik. Per risparmiare, per tutto il giorno, per sempre. Chiamaci al 0438 38 221. Coccola i tuoi amici a quattro zampe. Entra alla Valle di Ester. Accessori e cibo sano e selezionato per il loro benessere. Servizio toilettatura, anche self-service e uno staff esperto a tua disposizione. Inoltre piccoli animali da compagnia. La Valle di Ester, a Quinto di Treviso, a 2 passi dal centro commerciale La Castellana. Senza pensieri, scopri il Conta di Più. Canone gratuito i primi 2 anni e per gli under 30. Bancaterrevenete.it. Per chi esige solo il meglio, Gaivi arreda con qualità e funzionalità. Una selezione incomparabile di prodotti di design. Lasciati guidare dal nostro team di professionisti. Gaivi. Stile. Comfort. Innovazione. Enrico Brunello, antiquario d'eccezione, ti invita a scoprire tesori senza tempo. Dipinti, sculture, arredi, capolavori selezionati per veri amanti dell'arte. Scopri il tuo prossimo pezzo da collezione su GallerieEnricoBrunello.it. Galleria Enrico Brunello, dove l'arte vive. Quest'anno il nostro dono è più di un semplice regalo sotto l'albero. È un viaggio verso un mondo migliore. Un percorso emozionante che ha visto la nostra famiglia crescere a ogni tappa. Ora,
c'è un passeggero speciale a cui vorremmo dire grazie per aver condiviso con noi un anno di momenti preziosi. E quel passeggero sei tu. Hai già scelto i regali di Natale? Non li ho solo scelti, li ho già comprati. Alla Cantina Tezze di Piave le feste portano tante ceste e confezioni per un regalo gustoso e di cuore. E per accendere il Natale, un vino ad hoc, Raboso Prosecco e Raboso Malanotte DOCG. Cantina Tezze, per feste di gusto. Babbo Natale, non prendertela! Per i regali andiamo da Falcone Expert, con il sottocosto e grandi sconti. Falcone Expert, via Terraglio, Preganzio, Treviso. In grandi spazi, tantissimi casalinghi, idee, regalo, elettrodomestici, grandi e piccoli. Tecnologia. Falcone, dove il servizio migliora l'acquisto. Conviene! TG Treviso, buonasera, ben ritrovati. Ripartiamo dalla cronaca con l'incendio di ieri sera a Vazzola, le distillerie Maschio a fuoco, un silos dell'impianto, nessun operaio fortunatamente è stato coinvolto dalle fiamme. Fiamme all'interno di un silos, una grande coltre di fumo attorno a tutto l'impianto. Attimi di paura alle distillerie Maschio in via Bosco a Vazzola, dove ad andare a fuoco il filtro di aspirazione delle polveri di lavorazione, delle vinacce. Fiamme che fortunatamente non hanno